Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mekton Musashi Wired. Ci sono state un po' di cose nello scorso video, non è che ho fatto chissà quanto, però la storia è andata avanti e ho fatto ben due capitoli, il quarto e il quinto, che non mi aspettavo assolutamente di fare insieme. Sono stati due capitoli praticamente. Uno è stato di intermezzo, questo qui è stato di intermezzo, ma ho pilotato il Butler e il Voltus V. Ora farò un'altra sfida della storia con il Green Asa, che sarebbe Arthur, detta alla maniera giapponese. Poi, per il prossimo capitolo, lo cambierò. E penso che lo farò proprio vedere in questo episodio, perché comunque sia, è ora di modificare delle parti. Ho delle parti di livello più alto, quindi andiamo avanti. L'edificio abbandonato, se non sbaglio, si trova proprio qui dietro. Eccolo qua. Sì, perché è il covo di alcuni teppisti. Allora, però, amico mio, tu non puoi metterti a prendere l'input dei gattini se c'è un altro input vicino. Sì, miau, ho raccolto tracce aliene che ci servono. Ma perché sei uscito? Vedi? Questo c'è anche il simbolo, ah. KJ. Che è la banda di delinquenti con cui ci siamo scontrati. Ma questi sono dei... Mi sembra un gruppo idol coreano. E lei? Che delusione, solo dei piccoli moscerini. Ah, ma è il boss, quindi. Sei tu il boss? Non ci siamo già incontrati. Ah, lei è il boss, allora, forte! Il boss, sì, qualcosa del genere. Jun Kirishima e io seguiamo lo stesso corso. Tutti la considerano un vero idolo a scuola. Nasconde a tutti la sua vera identità. Dietro quella facciata è una subdola vipera. Una vipera. Che scandalo! Sono un po' più socievole a scuola e recito la parte della brava ragazza. Koji Motosu, finiamola qui. Sì, sono d'accordo. Si può fare a botte per davvero? Prendi questo! Non un granché come scontro. Wow, non sei niente male. Beh, immagino che ora tocchi a me. Ora si trasforma. Ci penso io. Diciamo che ho una vecchia questione da sistemare. Huh? Ma questa è una criminale, potevo ucciderlo. Ragazzi, un colpo di ginocchio dietro la nuca ti uccide. Ma scherziamo, chi è Bucci? Gattino bellino? Ah, c'è Reiji. Con le orecchie da gattino, grande, mio fratello proprio. Cosa c'è che non va? Hai paura? Reiji? Con delle orecchie da gatto. Reiji, che ci fai qui? Oh, il gatto è scappato e si è perso. Reiji, tu non c'entri con tutto questo, quindi vai a casa e fai finta di non aver visto nulla. Ma c'è qualcosa che non mi torna riguardo a te, Jun. Già, Jun Kirishima è una calcolatrice. Compiere dei crimini inutilmente non è da lei. Sputa e rospo, perché la ragazza più popolare della scuola dovrebbe mischiarsi con questi teppisti? Non è giusto. Vi state tutti coalizzando contro di me per farmi passare per la cattiva della situazione. Beh, ci hai appena picchiato. Cioè, hai picchiato lui. Vedila come vuoi, ma qualcosa mi dice che lo sei. D'accordo, vi dirò tutto quello che volete. Venite con me. Alle scuole medie mi tormentavano perché ero troppo carina. Ed ero sempre da sola. Perché sei carina? Guarda, guarda, non sembra perfetta per un cosplay.
Sì, di Mona Sayin e la Dea della Povertà, prima della trasformazione, giusto? Ah, ok. Perché era povero. Dopo il loro suggerimento, ho partecipato a un concorso di bellezza e ho vinto, naturalmente. Poi sono diventati un po' le mie guardie del corpo e sono cresciuti sempre più di numero. Ero una celebrità, l'idolo della scuola. Perfino i bulli hanno smesso di infastidirmi e sono diventata ben più di una celebrità. Una celebrità. Lo hanno ripetuto 2 volte. Ed è qui che le tue guardie del corpo si sono trasformate in una banda di teppisti, giusto? Cosa? Una banda di teppisti? Mi stanno solo aiutando a chiarire tutti i dubbi che ho sempre avuto tutto qui. Dubbi? Riguardo a questa città. È strana. Persone che scompaiono o impazziscono senza motivo. Sta succedendo qualcosa. Ma certo che sta succedendo qualcosa in città, è naturale. E poi, quale parte di quello che fate voi bastardi dei KJ conta come ricerca? Facciamo molte ricerche, solo che a volte finiamo immischiati in altro. E puniamo chi perseguita i deboli e gli indifesi. Ma poi la gente ha iniziato a chiamarci King e Jokers, e questo ci ha un po' spaventato. Originariamente KJ era il diminutivo di Kirishima Jun. Wow, è davvero KJ! Ma ad ogni modo fatela finta con questa ricerca o quello che è. No! Voi sapete qualcosa, vero? Voi tre a volte semplicemente sparite. Siete decisamente molto sospetti. Ci hai già scoperto, quindi è inutile nasconderlo. Yamato! Non c'è bisogno di guardarmi con quell'aria scioccata, ok? Sta zitto, idiota, è estremamente riservato! Un segreto di che si tratta? È il momento di confessare. Non c'è motivo di continuare a tenere segreti i vostri video del retro della sala giochi. Wow, sì, fantastico! Davvero? Sì, è vero. È per questo motivo che scompariamo di tanto in tanto. Dannazione, non avresti dovuto dire nulla! Esatto, è strettamente riservato. Abbiamo la dignità da difendere. Che cosa? È per questo motivo che tutti quei ragazzi sono scomparsi? Sì. Comunque, Jun, mi sono appena ricordato che ho qualcosa da fare. Sì, ho un sacco di compiti. Devo andare a ripetizioni. Scusa per l'intrusione. C'è decisamente qualcosa di losco. Beh, non potevano mica dirle che vanno a combattere con i robottoni, gli alieni. Anche se lei penso sia un personaggio principale, perché, beh, compare spesso, compare, quindi. Allora, vediamo che tipo di missione è questa. Che livello ha? Vita o morte, missione di livello 8. Ma poi ce ne sono tante altre da fare. Va bene. Vita o morte, andiamo. Così quello era Reiji. E grazie a lui se non siamo stati scoperti. Ma è un pilota come noi. Come va quel tipo a combattere in quel modo? Non abbiamo ancora visto il suo Rogue nell'hangar di Rogue 2. Mi sa che è vero. Reiji! Padre, io. Non lo fai per uccidere, lo so. Lo fai per proteggere le persone. Non so se sono in grado di proteggere nessuno, ma sono stanco di essere sempre triste. Mi ha fatto ridere un commento dello scorso video. Dove sparavo all'impazzata sembrava la scena di Scarface. Quando gli entrano in casa lui con il suo piccolo amichetto inizia a sparare. Ok. Ma la mappa è questa? Reiji, mi senti? Non fare guastafeste o ti lasceremo qui. Ah, questo, ok. Farò del mio meglio per starvi dietro. Ma si sta muovendo quell'affare da solo? Per questo rogue serve solo un pilota, quindi immagino che in 3 sia più divertente. Può sembrare di sì, ma non ho letto. Ok.
Va bene, ho capito. No, vorrei leggere i testi, ma devo anche combattere. Il driver comportamentale mette a dura prova il pilota. Nessun pilota normale sarebbe in grado di resistere. Quindi Reggio è una specie di pilota speciale? Che mucchio di panzanato. Oh, chi arriva? Ah, i recettori di volo hanno rimorchiati. Ok. È per spostarci, sì, sennò che stiamo a fa' qua? Che succede? Trasporteremo i vostri log sul campo di battaglia. Sono gli ultimi giocattoli della nostra squadra di ingegneria. Vi state divertendo? È come essere attraccati, che rottura! Ricordate Mickey che urlava quello che stava ammazzando durante la Skybuild? Scemo, quella era un'urla di guerra! Urla di guerra! Va bene. Ok, dirigiamoci al prossimo obiettivo allora. Dove si trova? Qua. Atmosfera inquinata dai tractor. Ah. E combattiamo per riprenderci il cielo terzo. Ah. Non è male, dottore De Yamato. È solo che ogni volta che voi aprite bocca dite qualcosa di volgare. Imbecille, ecco, appunto, a posto. Il punto di estrazione 7 è una base importante che contiene il 40% delle risorse di Ixia. Ah, elettricità? Se viene distrutta non saremo più in grado di produrre elettricità e cibo. Utilizzano grandi macchinari di terraformazione per trasformare la terra? Hanno bisogno di carburante per farle funzionare. Usano le risorse della terra per inquinarla. Già. Ma quanti nemici ci sono? Ehi. Oh, andiamo. Dai, su, su, su. Comparite i nemici, dai. Ah. Oppla, ho sbagliato. Ok. Shoryuken. Facciamo un altro Shoryuken, per favore. Eccolo qua. Che succede? Che stai facendo, Reishi? Usa lo psico risveglio e annientali! Professore! Shoryuken! Ha. Oh, dove sono? Ah, oh, scusa. Tu! Dammi tutto quello che contieni! Ottimo. Possiamo proseguire? Ok, qua ci siamo, ragazzi. Qua arriva il nemico grosso. Mitragliere, classe fusione. Facciamo una cosa veloce, che dite? Ok. Preparsi al trasporto dell'idro bazooka? Vabbè, un po' faccio intanto danni, dai. Però poi quello che succede, succede. L'idro bazooka collegato al reattore 3? Aia! Beh, fino a che non arriva non posso fare niente. Ok. Qual è l'idro bazooka? Questo? No, questa è rotazione.
per calciolama. Ah, questo, ok. No, fammi fare. Ah, eccolo. Oh, bello. Granchio classe fusione. Sterminate i Terran. Sto mostro è bellissimo, ehi! Wow! La vuoi mettere così allora? Ok, ah, quindi dobbiamo rompergli le ossa praticamente. Vabbè, penso che sia andato. Calcio meteorico, ok. L'ho fatto ma non l'ho visto. Purtroppo è andata male. Raffinato come al solito. Devo farti i miei complimenti. Tutto questo non fa bene al mio cuore. Ho l'impressione che dovremmo farci l'abitudine. Che cosa stai facendo, Reiji? Dovresti essere in grado di fare meglio di lui. Ragazzi, però, che bordello. Dai. Tutti che... A parte che i dialoghi durano pochissimo e non riesco neanche a leggerli. Se mi devo concentrare tra gioco e dialoghi. Anzi, a un certo punto premevo... Stavo col puntatore, premevo Y a caso. Spammavo Y di continuo e cercavo di leggere, ma andavano lo stesso molto veloci. Abbiamo, ok, bella robina, vedo. Rango 13, ora anche un rango 14 sopra. Due rango 14 sopra. Oh, bene, i chip sono perfetti. Poi di livello epico. Sarà una goduria divertirsi a cambiare le parti del rogue e creare roba nuova. Tra l'altro dovrebbe già essere uscito l'aggiornamento per Mazinga. Che poi c'è il Grandizer per il momento, mi pare. Bene, prendiamoci pure 5 minuti di pausa. Allora, Ginta Ibushi è un pilota. Perché Jun Kirishima sta lì? Dimmi, Jun, cosa ci fai a lavorare in un posto del genere? Essere un idol costa, non lo sai? E vale la pena fare tutto questo solo per essere un idol? Non saprò mai nulla se moro tutto a metà dell'opera. Capisco. Senti, Jun, ho un lavoro migliore da offrirti. Cosa? Quindi lavora sul serio. Va bene, mi sento sollevato. La cosa non mi torna. È come se conoscessero l'esatta posizione dei punti di estrazione. Ma come? Non è più protetto dei nostri segreti. Forse c'è un traditore tra i ranghi della giubbe blu. Devo porgere le mie scuse. Iblim è scappato. Vuoi spostare l'intera Ixia? Ma è assurdo! Il nemico conosce la nostra esatta posizione e ci spazzerà via se non lo facciamo. I motori antigravitazionali non sono mai stati testati, è troppo rischioso. Forse, ma se non facciamo nulla, Ixia verrà inevitabilmente distrutta dai Draktor. Ixia è enorme, è davvero possibile che qualcosa di così grande possa volare? Vale la pena provare. E dove pensi di fuggire? Non c'è più nessun posto dove andare sulla Terra. Non sto fuggendo, ci dirigeremo verso Santuario per lanciare contrattacco. Santuario? È solo una leggenda, credi davvero a quelle favole? Delle favole, eh? Ecco le prove. Che cosa stiamo guardando? La corazzata spaziale Ameno Murakumo. Una corazzata spaziale? Ma che significa? Nei sistemi di Ixia sono stati ritrovati dei misteriosi pacchetti di dati. Man mano che li ricostruivamo è iniziato a prendere forma un qualche tipo di progetto. I progetti per una corazzata di gran lunga superiore a qualsiasi altro vascello mai visto finora. Se è così potente come dici, allora non sarebbe inutile spostare Ixia?
Purtroppo questi schemi sono solo dei frammenti, parte di un insieme più grande. I dati sono stati frammentati per evitare che cadessero nelle mani dei Draktor. Continuo a non capire quello che stai dicendo. Dai un'occhiata qui. Da quei dati abbiamo anche estratto l'ubicazione di 12 rifugi. C'è una logica sorprendente dietro al modo in cui sono disposti. Collega le rotte che X può percorrere con un solo salto e vedrai che il percorso segue un'unica linea. In parole povere, Lixia è un vettore. Recuperare frammenti di progetto dai rifugi e dirigersi al santuario. E questa è la missione assegnata a Ixia. Qualcuno ha progettato questi schemi, ha progettato il piano per il contrattacco dell'umanità. Ma queste sono solo congetture. Chi avrebbe mai potuto preparare questi piani prima dell'invasione? C'è solo una persona in tutta la Terra che potrebbe concepire un piano di una simile portata. Chi? Il fondatore della fondazione Brecknen. Einar Brecknen. Brecknen aveva annunciato la sua intenzione di costruire un rifugio in vista della guerra, ma aveva previsto l'invasione aliena e aveva portato avanti il suo piano in segreto. Parli di mio nonno. Brecknen possedeva le risorse finanziarie necessarie per un compito così ciclopico. Questo è il nostro piano e santuario è la nostra destinazione. Io credo all'esistenza di santuario. Se c'è anche un solo barlume di speranza, allora dobbiamo andare avanti. Dobbiamo metterci in viaggio verso santuario, la terra della speranza. Cosa vuol dire impossibile? Ixia, parliamo di un'enorme quantità di massa. Avremo bisogno di un sistema di pilotaggio avanzato per farla volare. Se iniziamo a programmarlo adesso non sarà pronta prima di un anno. Un'IA oltre efficiente riuscirebbe probabilmente a calcolare il bilanciamento, ma non abbiamo nulla del genere al momento. Cosa possiamo fare? A quanto pare ci vorrà un po' di tempo per regolare il sistema di guida di Maximus. Dovrebbe essere possibile se facciamo come con il Musashi. Non funzionerà, per questo velivolo avremo bisogno di un sistema progettato da zero. Altrimenti non avremo mai un vero Maximus. Dobbiamo metterci tutto l'impegno possibile. Abbiamo bisogno di una macchina in grado di combattere da sola e subito, non di riprogettarla da zero. Che succede? Sei arrabbiata? Strano che gliel'abbia chiesto, quindi lei non si adira mai? Cioè è a capo di un'intera organizzazione, dovrebbe avere i nervi a fior di pelle tutti i giorni. È normale. È la tavola calda dove il boss mi aveva detto di andare, vero? Ha detto che aveva un lavoro per me, ma di sicuro avrà dell'altro in mente. Beh, non importa, andrò e basta. E se è di quello che si tratta, gli dirò di no. Oh no, controllo Jun! È forte. Allora però, io posso personalizzare il mio Megaton ora? Ok, posso comunque personalizzare, quindi... Allora, abbiamo un corpicione di rango 13, ma... Oddio, anche degli altri rango 10 sono bruttissimi, però. Rango 14, ma è brutto davvero? Oh, questo mi piace. Sì. Poi le gambe, queste qui. Praticamente, allora, continuare usando le stesse mod delle parti equipaggiate, sì... Allora, praticamente, il Voltus e il Butler fanno pena, a quanto pare. No, ma è più forte Arthur, allora, scusami. Vabbè, gli metto queste gambe qui, dai. Certo, con queste qui sarebbe più forte, però, vabbè, dai. Ah, abbiamo questo, la spada. Sì, mi piace la spada. Beh, questa, ragazzi, qualsiasi cosa è meglio. Oh, anche se però... mica male così, dai, police. Forte. Anche se le nocche devono sentire quando si spaccano sotto il metallo degli altri. Lui è di rango 5. Vediamo un po' che possiamo fare con lui. Ecco, questo mi piace già.
Ah, però no, le gambe lascio questo, dai. A meno che non c'è qualcosa di simile. No. Questo che è simile. Bene, bene, bene. Vediamogli questa spada, così, questo scudo. Come pistola gli diamo questa. Ok, e ci siamo per il momento con lui. Sviluppa arma da mischia casuale. Proviamo di rango 14. Rango 17, no, rompitore Thor. Wow! Spada doppia, mi piace. Proviamo questa allora, dai. Spada doppia, ok. Se invece facciamo una arma a distanza. Vai, vediamo un po'. Bazooka! Un'altra, un'altra. Facciamo anche questa qua, ne facciamo due. Cannone a mano, perforacciaio. Va bene, allora vado subito a mettere. Amico mio, questa qua mi pare, mi piace molto di più, mi dispiace, ma sì, è più de... Aspetta, perché c'è questa che è più forte. Allora, questa è ancora più forte, però. Accidenti. Ah! No, voglio provarle. Poi se non mi soddisfano, levo. Ok, ho aumentato la potenza di poco. Non è facile. Non è facile per niente capire cosa fare. Vabbè. Inoltre bisogna impostare anche le abilità dei piloti, ragazzi, perché servono. Bisogna spendere un po' di punti pilota e imparano anche queste. Quante ce ne sono poi? Ma io direi di insegnare qualcosa anche a Reiji. Danni della mossa speciale, ripristina automaticamente, recupera una quantità. Danni a distanza magari, 2000, wow. Insegniamo qualcosa anche a Ryugo. Riduce danni subiti, che non è male. E poi non possiamo insegnare nient'altro perché costa tutto quanto troppo. Bene, allora direi che possiamo concludere anche qui l'episodio. Nel prossimo vediamo un po' che cosa avremo da fare con Jun Kirishima. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!